poter raccontare intanto è già importante, perché non sempre si ha la possibilità di farlo e bisogna averne anche la voglia. Credo che oggi la comunicazione di ciò che si fa in montagna è importantissima, soprattutto perché siamo in una fase in cui si può raccontare attraverso video, immagini. Ecco, la cosa difficile in questo tipo di scalate è poter esprimere le emozioni, cioè quello che hai provato, la storia di una scalata. È difficile farlo perché noi siamo abituati, almeno io sono abituato a vivere la mia montagna in silenzio e quindi cercare di godere al massimo di quello che una montagna ti può dare, un'esperienza del genere ti lascia dentro. Quindi tirar fuori queste cose non è facile. Spesso ci si limita ai numeri, dire non so, una via M6, M7 oppure 2.5, però quello non trasmette la vera emozione di una scalata e riuscire a farlo è molto complicato. Io ci tengo molto, cerco sempre di trasmetterlo. Forse mi riesce meglio scrivendo piuttosto che raccontarlo, perché sono delle sensazioni molto personali. Certamente lo stile alpino e fare questo tipo di scalate aiuta molto ad entrare in contatto con la persona con cui sei o cui vivi magari un bivacco estremo su una parete. Ecco, quelle emozioni rimarranno proprio indelebili per tutta la vita. Un'esperienza che ti dà la possibilità di avere dei feedback sulle risposte che tu hai in alta quota, su quel tipo di ambiente, e rimane comunque l'esperienza grande che ho avuto con Roberto, con cui mi sono trovato veramente molto bene e con cui spero di poter fare qualche altro progetto in futuro. Io e Roberto ci conosciamo da 10 anni, abbiamo fatto la prima spedizione insieme, in realtà la mia prima spedizione per lui era la terza, poi per una serie di motivi non ci siamo più ritrovati insieme in spedizione. Abbiamo fatto qualche ascensione sulle Alpi, qualcosa a Gran Sasso, quindi dopo 10 anni in sostanza abbiamo festeggiato il nostro incontro, il nuovo incontro in Garola. È andata molto bene e ecco, credo che in questo senso la sinergia che si crea fra due persone può fare la differenza, soprattutto sullo stile alpino nel fare nuove vie. Credo che sia sostanziale, fa la differenza tra riuscire e non riuscire. Rivederei sostanzialmente tutto, probabilmente porterei un po' di cibo in più e cercherei nei limiti del possibile di studiare un po' meglio la parete. In questa circostanza non è stato possibile perché il cattivo tempo impediva proprio la visione della montagna, quindi abbiamo avuto pochi momenti per studiare la salita. Certamente in un'apertura gli imprevisti capitano, noi ne abbiamo avuto alcuni, tra cui quello del mio volo a circa 5.800 metri sarebbe stato da evitare. Fortunatamente è andata bene e quindi sostanzialmente rivederei tutto.